iscritti. Festeggio finalmente 10.000 iscritti. Non ci posso credere anch'io. 10.000 iscritti, ma è una cosa fantastica, meravigliosa. Penso che sia una cosa che chiunque debba provare almeno una volta nella vita, avere 10.000 iscritti su YouTube. Non ci credo, cazzo. Allora, quando ho cominciato a fare YouTube, era lontano 2007 e c'era ancora Bush al governo, rendetevi conto. Però oggi voglio farvi un video dove parlo di come attribuire le perk e i punti abilità al nostro personaggio di Fallout, come attribuire gli special e i 30 livelli di Fallout per costruire un personaggio veramente sborone per Fallout. Allora, cominciamo, sono neonato, woohoo! Cominciamo ad aprire il libretto degli special. Ho una fantastica agendina, quella che ho usato anche per la mia guida, video guida strategica non ufficiale di Fallout, che vi invito ad andare a vedere, dove approfondisco tutto quanto. Allora, dove l'ho messo? Eccoci qua. Allora, special. Forza 6. Vediamo un po'. Forza. S sta, strength sta per forza. E vuol dire che sono muscoloso. Posso portare più giochi e sollevare un sacco di cose senza riposo. Forza la mettiamo a 6 perché ci servirà come requisito per ottenere la perk schiena resistente. Dopodiché P sta per percezione, una parola lunga e divertente, vuol dire quello che si assaggia, si annusa, si vede e si sente. Si annusa che cosa? La cocaina. Percezione dice la lascio a 5, però nella mia agenda ho annotato da alzare con vista delle formiche prima di livello 6 per abilità esperto in demolizione e per l'abilità colpo letale migliore. Infatti l'abilità colpo letale migliore ha come requisiti percezione 6 e fortuna 6, quindi per il momento lasciamola così. Endurance sta per stamina ed è il tempo per cui posso giocare, sono sempre molto attivo e non puoi farmi mai stancare. La stamina va messa a 6 perché c'è una perk che richiede come requisiti a stamina a 6 e perciò mettiamola via. Ci sta per carisma, quello per cui piaccio la gente, faccio ridere tutti i miei amici e non voglio mai litigare per niente. E che bello il carisma, mi piace come special, però va abbassato subito a 1 perché non ci sono perk che hanno requisiti carisma fanno schifo le perk che hanno come requisiti carisma, quindi tanto vale abbassare il carisma a 1. Andiamo avanti. I sta per intelligenza, vuol dire che sono davvero, davvero brillante, uso il cervello per un sacco di cose come scienza, matematica e arte. L'intelligenza va portata a 9 e andrà come prima cosa, dovremmo andare a prendere la bambolina dell'intelligenza per portarla a 10. Quindi andiamo avanti. A sta per agilità, cioè come mi muovo, sono molto abile e veloce senza fare mai un suono. L'agilità va portata a 7 perché a livello 26 c'è l'abilità nervi di acciaio che ha come requisito agilità a 7. L'abilità nervi d'acciaio ricarica più velocemente i punti azione, quindi è un'abilità fortissima. Andiamo avanti. L, luck, sta per fortuna ed è semplice come vedi, vuol dire che mi succedono solo cose belle, ci credi? La luck influisce sui colpi letali e sulle abilità generiche, aumenta il punteggio delle abilità generiche, va messa a 6 per ottenere la perk colpo letale migliore. E andiamo avanti, e questo ho finito con l'attribuzione degli special. Forza 6, percezione 5, stamina 6, carisma 1, intelligenza 9, agilità 7, fortuna 6. Tutto finito. A questo punto noi possiamo attribuire con il comando console add level i livelli a nostro piacimento. Quindi vado, ne attribuisco subito uno e vi faccio vedere. Allora, come prima cosa aumentiamo l'abilità a esplosivi. Dobbiamo portarla almeno a 60 perché ci sono dei requisiti perk per le perk che voglio prendere, che sono esplosivi 60, medicina 60, scienza 60, disarmato 70, armi da mischia 80, furtivo 80, armi energia 60, armi leggere 60. Con questi requisiti potrò prendere tutte le perk che mi pare. Quindi al primo livello tutto a esplosivi. Dopodiché l'abilità vedova nera. Mi raccomando, scegliete un personaggio femminile e ottenete l'abilità vedova nera. In combattimento provochi il più 10% su avversari di sesso maschile, più 10% di danno. Quindi vuol dire che faremo il più 10% di danno a tutti i soldati dell'enclave. È un'abilità buonissima e la attribuisco a livello 1. A questo punto io dovrei andare a prendere la bambolina dell'intelligenza dopo aver superato il livello 1.
però non ho la possibilità di andare a prendere la bambolina dell'intelligenza in questo momento perché sono bebè, quindi mi aggiungo cioè se mi aggiungessi la bambolina intelligenza ora non funzionerebbe, quindi mi aggiungo la perk addestramento intensivo e do l'attributo di intelligenza. Si fa così: player punto add perk 00044CB1 e invio, e ho aggiunto addestramento intensivo. Mi metto l'intelligenza 10, così sarà come se avessi preso la bambolina per l'intelligenza. Dopodiché mi aggiungo anche la perk vista formica, e questa l'aggiungo proprio con i comandi console. È add perk 000C1A6C. È fatto, e così ho aggiunto anche vista di formica e ho la percezione a 6. E adesso ho tutti i requisiti che mi servono. Continuo con add level. No. Vabbè, continuo con add level. Scusate, ho fatto un piccolo errore. Adesso con add level posso aggiungere esplosivi. Portiamo esplosivi a 60. Ecco, 56 va bene. Andiamo avanti. A questo livello non c'è nessuna abilità buona da pigliare. Io aggiungo ladro, perché veramente cosa volete mettere? Addestramento intensivo, allievo sveglio, cioè una di potete mettere quella che volete, ma io aggiungo ladro. Saliamo ancora. Allora, porto esplosivi a 60, così ho il requisito necessario per avere piromane ed esperto in demolizione. Comincio ad aumentare medicina e scienza, quindi subito medicina, comincio a portarla a 60. Considerate che io in questo test non prenderò tutte le bamboline, ovviamente, sennò ci sarebbero da considerare 10 punti in più per ogni abilità, e poi soprattutto non prenderò libri dell'abilità, quindi in realtà il nostro punteggio sarà molto più alto di quello che io sto facendo vedere in questo momento, ma è per farvi capire che devo avere quei requisiti per prendere le perk. A questo punto l'abilità a livello 4, l'abilità da prendere è esperto. Con l'abilità extra esperto guadagni 3 punti abilità extra ogni volta che passi di livello. Questa abilità extra è più efficiente se acquistata subito per sfruttarne al massimo l'efficacia. Significherà 23 punti di abilità che potremo attribuire a ogni livello. Ladro invece aumentava furtivo e scasso. Andiamo avanti. Salgo ancora. Continuo ad alzare medicina. La porto a 60 e poi proseguo alzando scienza, che sono i requisiti per ottenere l'abilità cyborg a livello 14. Continuo. A questo punto l'abilità migliore è comprensione. Con l'abilità extra comprensione acquisti un punto d'abilità in più alla lettura di un libro delle abilità, quindi avremo un sacco di punti in più, molto di più, molto più di quelli che sto facendo vedere io. Poi salgo ancora. Continuo ad aumentare scienza perché deve arrivare a 60. Avanti. Allora, a questo punto potremmo dare l'abilità esperto in demolizione. Per ogni grado di questa abilità extra guadagnato, le tue armi esplosive causeranno il 20% in più di danni. Quindi le bombe fanno un male cane, le granate. Salgo. Scienza la porto a 60. Poi a livello 18 c'è palmo paralizzante che richiede disarmato 70, quindi comincio ad alzare disarmato e vado avanti. A questo livello sempre esperto, a livello 7 sempre esperto in demolizione, un altro grado, così le armi causeranno il 40% di danni, e andiamo avanti. Add level again. Continuo ad aumentare disarmato. Dopodiché, a livello 8 c'è l'abilità schiena resistente. Con l'abilità extra schiena resistente puoi trasportare fino a 50 libbre in più di attrezzatura. Il nostro personaggio può portare più armi, più armature, più equipaggiamento, più oggetti di quelli che raccate in giro. È un'abilità molto buona. 50 libbre in più sono l'equivalente di 5 punti di forza. Salgo ancora di livello.
benvenuti a livello 9, disarmato lo porto a 70. Dopo aver portato disarmato a 70, comincio ad alzare armi da mischia e furtivo, che devono arrivare a livello 80 per l'abilità ninja, a livello 20 o 21. A livello 9, che abilità posso dare a livello 9? Vediamo, l'unica... ci potremmo dare durezza, un altro grado di esperto in demolizione oppure carneficina. Io a questo punto metto durezza. Con l'abilità extra durezza guadagni il 10% e oltre di resistenza ai danni, fino a un massimo dell'85%. Un'abilità molto buona, aumenta la resistenza al danno, la difesa del nostro personaggio. Andiamo avanti. Continuo ad alzare armi da mischia, che deve arrivare a 80, ricordiamocelo. E poi a livello 10, che abilità mai potremmo dare? Fatemi vedere. C'è finezza, requisiti livello 10. Con l'abilità extra finezza hai più probabilità di mettere a segno un colpo letale in combattimento, equivalente a 5 punti di fortuna in più. È un'abilità molto forte che ci consente di fare più facilmente colpi letali e io la attribuisco subito. Salgo ancora. Allora, facciamo salire ancora armi da mischia, che deve arrivare a 80. 71, bene. Poi a livello 11 potremo mettere... ci sono tante abilità che potremo mettere, ma a livello 11 credo che carneficina oppure esperto in demolizione. Facciamo carneficina. Con il tratto carneficina i personaggi e le creature che ucciderai esploderanno spesso in un'orribile poltiglia rossa. Divertente, inoltre causerai il 5% in più di danni con tutte le armi. È un'abilità molto buona che fa fare il 5% in più di danno a tutte le armi, quindi aggiungiamola. Andiamo avanti. Allora, benvenuti a livello 12. A questo punto alzo il livello armi da mischia, la porto a 80. Poi comincio ad alzare furtivo, che deve arrivare a 80 anch'essa, come scritto tutto nella mia straordinaria agendina. Vado avanti con la che ho usato per fare la guida, la videoguida strategica non ufficiale di Fallout, che vi consiglio di andare a vedere. Allora, a livello 12 l'abilità migliore è piromane. Con l'abilità extra piromane provocherai il 50% in più di danni con le armi da fuoco, come il lanciafiamme e lo shish kebab. Lo shish kebab fa più danno, la lancia di fuoco, che è considerato un'arma a fuoco, fa il 50% in più di danni. È un'abilità molto buona perché aumenta il danno di armi buone. Quindi andiamo avanti. Benvenuti al livello 13. Continuo ad alzare furtivo fino a portarlo a livello 80. Poi andiamo avanti a livello 13. Ecco, potremmo aggiungere quell'altro grado di esperto in demolizione, che ciò farà sì che la nostra abilità esperto in demolizione avrà un danno aumentato del 60% per le armi esplosive. Le granate faranno il 60% più di danno, faranno un male cane veramente, farà quello che ci aspettiamo da una granata, cioè un casino di danni. Salgo ancora, aumento furtivo e lo porto a 80, ma considerate che prendendo bamboline e libri dell'abilità saremmo arrivati già a 80 molto prima di livello 14, e comincio ad alzare armi a energia e armi leggere che servono per l'abilità fuoco concentrato. Quindi cominciamo a gonfiare armi leggere fino a farle arrivare a 60. Continua. A livello 14 c'è l'abilità Cyborg. Cyborg, che aveva come requisiti medicina 60 e scienza 60, la possiamo prendere perché ho attribuito quei punteggi. Hai potenziato permanentemente il tuo corpo. Con l'abilità extra Cyborg hai ricevuto un bonus istantaneo del 10% per resistenza ai danni, quindi un altro 10% di resistenza ai danni, in più resistenza ai veleni e alle radiazioni e 10 punti di all'abilità armi e energia. Quindi è un'abilità buonissima e l'aggiungo subito. Salgo ancora, aumento armi leggere, attribuisco tutti i punti ad armi leggere, continuo. A livello 15 io personalmente non ritengo che la cosa migliore da fare sia
dare l'attributo a portatore di legge. Quando hai l'abilità extra portatore di legge, ogni personaggio cattivo che uccidi avrà un dito sul cadavere. Tale dito potrà essere venduto a una certa persona la cui identità ti verrà rivelata quando ottieni l'abilità extra. In più si sblocca un oggetto unico, i punti validi di Plunkett, un tirapugni unico, che si sblocca solo se abbiamo questa abilità. Quindi io, per divertirmi, e dato perché dopo non ci sono perk migliori da attribuire, l'attribuisco a questa, a portatore di legge. A questo punto, una breve pausa pubblicità. Scopetta per il cesso Maltoni. Maltoni, i prodotti più buoni. Ecco, torniamo dalla pubblicità. Bene, gente, allora continuo a salire di livello con Advlevel. Benvenuti a livello 16, continuo ad alzare armi leggere, la porto a 60 e poi alzo armi energia fino ad arrivare a 60 anche con essa. Continuo a livello 16, vediamo un po', dovrebbe esserci l'abilità donna d'azione, requisiti livello 16 e agilità 6. Noi l'abbiamo messa a 7 perché abbiamo bisogno di nervi d'acciaio. Per ogni grado di abilità extra donna d'azione riceverai un bonus di 25 punti azione da utilizzare per lo spav. Con questa perk potremo fare più mosse durante lo spav ed è una perk veramente utile, molto buonissima per il nostro personaggio, una delle perk più forti e più utili per il personaggio nostro, mio, vostro, di tutto, di all the world united. A livello 17 continuo ad alzare armi energia finché non arrivo a 60. No, 59, oh, che sfiga! Continuo, a livello 17 potrei attribuire la perk, dove sta? Colpo letale migliore. Requisiti, livello 16, percezione 6, fortuna 6, quindi mi raccomando la vista della formica. Con l'abilità extra colpo letale migliore ricevi un bonus danni del 50% per ogni colpo letale inferto all'avversario. Questo insieme a finestra fa sì che non solo abbiamo più probabilità di infliggere colpi letali agli avversari, ma faranno anche più danni questi colpi letali. Quindi è un'abilità buonissima. Ad level ancora. A questo punto comincio ad alzare tutte le abilità fino a portarle a 70. Non più di 70 perché dopo la bambolina le porterà a 80. Più i vari libri delle abilità che prenderemo arriveremo a 100 con tutto. Quindi comincio ad alzare veramente le abilità, non so, tipo armi leggere la porto a 70 e poi cosa potrei alzare? Armi energia ancora deve arrivare a 60, poi disarmato la porto, no, è già a 70, allora scienza la porto a 70 e così via, e insomma medicina dopo. Comincio a portare a 70 insomma tutte le abilità. A livello 18 l'abilità migliore da prendere è palmi paralizzanti. Palmo paralizzante. Con il palmo paralizzante potrai eseguire un attacco speciale spav che paralizzerà il tuo avversario per 30 secondi. Quindi nota che per eseguire un palmo paralizzante devi essere totalmente disarmato. Non è vero, si effettua anche con alcune armi come il guanto Deathclaw. È un'arma buonissima perché il nostro personaggio deve essere completo, deve essere forte con tutto, con le armi da mischia, con i pugni, con tutto. Quindi un'abilità che blocca un nemico per 30 secondi sarà fortissima contro super mutanti, supremi e altri nemici di quel calibro. Quindi prendiamo assolutamente a livello 18 palmo paralizzante. Andiamo avanti. Alzo medicina fino a portarla a 70. Poi alzo armi e energia fino a portarla a 70 e il resto esplosivi. Andiamo avanti, a livello 19 un'abilità buona che possiamo attribuire è corsa silenziosa. Con l'abilità extra corsa silenziosa riceverai un bonus di 10 punti per abilità furtivo e la corsa non sarà più un fattore critico per il successo di un tentativo di furto. Insomma, da furtivi saremo più forti e poi 10 punti in più per abilità furtivo. Quindi corsa silenziosa è un'abilità buonissima che noi andiamo ad aggiungere assolutamente. È un'abilità molto molto utile per il nostro personaggio che deve essere completo, deve essere forte nel furtivo, forte con le armi pesanti, forte con tutto. Deve essere un personaggio sborone a 360 gradi.
tranne che col carisma. No, ma scherzo, ma ci arriveremo. Andiamo avanti, salgo con Ad Level. A livello 20, allora, innanzitutto esplosivi portiamo a 70. Poi, sì, cominciamo ad alzare un po' l'eloquenza, visto che è bassina. L'ho lasciata un po' indietro. Continuiamo, ecco, a livello 20 l'abilità più buona è Scatto dell'Angelo della Morte. Se uccidi un bersaglio in spav, tutti i tuoi punti azione saranno ripristinati. Potremo continuare ad uccidere nemici in spav a catena ricaricando sempre i punti azione. È un'abilità fortissima. E nel Fallout 3 originale, senza l'espansione Broken Steel, i livelli si fermavano a 20 e questa era una sorta di abilità definitiva da prendere. Dopo, con Broken Steel, i livelli sono arrivati a 30, ma questa è un'abilità veramente molto forte. Andiamo avanti. Allora, continuo ad alzare i punteggi di eloquenza fino ad arrivare a 70. Poi a livello 21 l'abilità più buona è Ninja. Ninja è un'altra abilità fortissima. Livello requisiti livello 20, armi da mischia 80, furtivo 80. Con l'abilità extra Ninja, durante gli attacchi di mischia o disarmati, guadagni più 15% di occasioni per colpi letali, che si sommano a quelle di finezza. Poi attacchi, quindi sarà un 65% di possibilità di colpi letali con armi da mischia o disarmati. In più, attacchi furtivo infliggono il 25% in più di danni del normale, quindi gli attacchi furtivi saranno potentissimi. Quindi attribuiamo Ninja a livello 21. Arrivati a livello 22, porto l'eloquenza a 70 e comincio ad alzare ripara, che ce n'è bisogno. A livello 22 possiamo tornare un attimo indietro e cominciare a prendere le abilità per personaggio sparacchione. Fino adesso ho privilegiato le abilità per il personaggio ad armi da mischia, ma sarà meglio usare il personaggio sparacchione adesso. Allora, aggiungo pistolero. Utilizzando una pistola o qualsiasi altra arma a una mano, guadagni un bonus del 25% di precisione in spav. E quindi alla grande con pistolero, con la lancia di fuoco e con altre armi a una mano avremo un bonus del 25% in precisione. Allora, vado avanti ancora, aumento ripara. E poi, a livello 23, una delle abilità migliori di nuovo è Cecchino. Cecchino, con l'abilità extra Cecchino in modalità spav avrai il 25% di probabilità in più di colpire la testa di un avversario. È un'abilità fortissima, ci dà più precisione in spav perché di solito mireremo alla testa e quindi alla grande. Vado avanti, porto ripara a 70 e comincio ad alzare Scasso, che è ancora bassino. Scasso è un'abilità utilissima, gente. Io adesso ho fatto una cosa di prova, ma Scasso andrebbe alzata molto presto. Allora, a livello 24 un'abilità che posso dare è Fuoco Concentrato, sempre un'altra abilità per personaggio sparatore. L'abilità extra special, no, Fuoco Concentrato. Con l'abilità extra Fuoco Concentrato, che richiede livello requisiti livello 18, armi energia 60, armi leggere 60, quindi mi raccomando date presto armi energia o armi leggere. Con l'abilità extra Fuoco Concentrato avrai il 5% di possibilità in più di colpire un arto se l'arto è stato mirato in successione. Più miriamo lo stesso arto, più probabilità abbiamo di colpire. Quindi se miriamo la testa, che già è aumentata da Cecchino, che già è aumentata da pistolero, che insomma creiamo un effetto incredibile, avremo sicuramente la possibilità di colpire il nemico. A livello 25, andiamo avanti ancora, alzo sempre Scasso. A livello 25, dove sta? A livello 25 c'è l'abilità Commando. Utilizzando un fucile o qualsiasi altra arma a due mani, guadagni un bonus del 25% in precisione spav. È come pistolero ma con le armi a due mani, quindi siamo coperti con tutte le armi, sia con quelle a due mani che con quelle a una mano. Andiamo avanti, ad level ancora, faccio salire Scasso di nuovo fino a portarlo a 70. Poi
A livello 26 l'abilità più forte è assolutamente Nervi di Acciaio. Come vi avevo detto all'inizio, con l'abilità ho messo agilità 7 proprio per avere il requisito per prendere Nervi d'Acciaio a questo punto. Con l'abilità Nervi di Acciaio potrei guadagnare molto più velocemente i punti azione. È un'abilità fortissima e io ad averla sono contento come un bambino e mi sento sborrone. Quindi mettiamo Nervi d'Acciaio a livello 26. Andiamo avanti. A livello 27 comincio ad aumentare le armi pesanti, che ce n'è bisogno, ce n'è un denso bisogno, ce n'è un intenso bisogno. Poi a livello 27 c'è l'abilità chimico quantico. Chimico quantico, hai sbloccato il segreto per creare la Nuka Cola Quantum. Con questa abilità, per ogni 10 Nuka Cola nel tuo inventario, sarà automaticamente creata una Nuka Cola Quantum. È fortissima, abbiamo praticamente granate Nuka infinite, non ci sono abilità migliori di questa da attribuire, perciò attribuiamo chimico quantico a livello 27. Andiamo avanti ancora. Ecco, aumento ancora armi pesanti. Poi, allora sì, poi a livello 28 non c'è più niente. Cioè, io qui ho scritto a livello 28 mettere donatore di vita, perché non sapevo più cosa dare. Donatore di vita, cioè, le altre abilità fanno talmente schifo che ne è inconcepibile. Cioè, non possiamo mettere, per esempio, festaiola. Sei talmente festaiola che non soffri più di astinenza da alcol. Ma che cazzo di abilità sono? La meno indecente era donatore di vita. Livello 12, stamina 6. Con l'abilità extra donatore di vita riceverai un bonus di 30 punti ferita. E mettiamola, non è potentissima. Sarebbe stato meglio un bonus di 100 o di 300 punti ferita, ma va bene così, dai. Saliamo ancora di livello. Ecco, livello 28 proprio non c'è. A livello 29 non c'è un cazzo. Io adesso aumento armi pesanti fino a livello 70. Poi comincio ad aumentare baratto, che fa proprio schifo, baratto. Continuiamo. Allora, a questo punto io qui ho scritto scroccone, perché scroccone dice: con l'abilità extra scroccone troverai un maggior numero di munizioni nei contenitori. Cioè, a questo livello trovate un'abilità migliore da attribuire, veramente, dopo aver attribuito tutte le più buone prima, insomma. E finalmente arriviamo a livello 30. Metto via l'agendina. A livello 30, ecco, col baratto non ci sono arrivato del tutto, ma in realtà questa guida non calcola bamboline e il fatto che con l'abilità quasi perfetto, portando tutti gli special a 10, salirà anche baratto insieme a carisma, perché il carisma da 1 passa a 9, poi con la bambolina a 10, quindi baratto cresce, poi anche la fortuna aumenta tutte le skills. Quindi continuo. Avremo tutto a 100 in realtà, prendendo bamboline, libri, e c'è quasi perfetto. Quindi state tranzulli, mi raccomando, 70 punti in giro, non più di 70. Continuo. A livello 30 le abilità possibili sono anomalia nucleare. Con l'abilità extra anomalia nucleare, quando la tua salute è a 20 o meno, causerai una devastante esplosione nucleare. Fa attenzione, perché anche tutti gli alleati nelle vicinanze subiranno gli effetti dell'esplosione. Ma che schifo è? E io a livello 30 dovrei dare sta merda? Ma che cacchio si sono fumati? Gli sviluppatori di Fallout? Ci prendono per il culo? No, per fortuna hanno messo l'abilità quasi perfetto. Prendi l'abilità quasi perfetto e tutte le statistiche special aumenteranno subito a 9. Bene, allora io prendo l'abilità quasi perfetto e ci siamo. E ho un personaggio veramente, veramente sborrone. Adesso non ci resterà che prendere tutte le bamboline special in giro per la mappa e avremo il personaggio perfetto, completo, fortissimo. Quello che io sto utilizzando nella mia video guida strategica di Fallout, che vi invito ad andare a vedere, perché è garrula, leziosa ed azzimata. Detto ciò, vi saluto, è stato veramente emozionante per me arrivare a 10.000 iscritti, è stato emozionante fare questo video per celebrare i 10.000 iscritti. Altri 100 di questi giorni, gente, vi saluto.